questa amministrazione si è messa con grande decisione, con grande determinazione, e in pochi giorni è stato finalizzato un lavoro iniziato anche da altri con il supporto dei sindacati, delle associazioni e di tutti, perché se non c'è una squadra che partecipa e gioca insieme non si vincerà mai. E sappiate che abbiamo sofferto per aprire oggi questo ufficio, perché i tentativi per non farlo aprire, sono stati tanti, ma non ci siamo riusciti. Dopodiché io inizio subito con la parola al sindaco, che vuole ringraziare tutti e vuole dare il suo benvenuto e il suo saluto. Allora, buonasera, vi ringrazio tutti per essere qui. A noi non interessa, e ripeto, quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto. Ai cittadini interessa ben poco. Noi stiamo restituendo un servizio a questa città che ci è stato tolto negli anni scorsi. Come ho già detto in campagna elettorale, le promesse si mantengono. Questa era una delle tante. Si restituisce la dignità ai gradinesi. Ora, è chiaro che quando si riapre un centro per l'impiego ha un'importanza non da poco, soprattutto per i lavoratori, per i cittadini, che erano costretti ad andare quindi ad Altamura, e non tutti hanno la possibilità di andarci o il tempo per andarci. Quindi il disagio era enorme. Capita la problematica, che insomma non bisogna spiegarlo più di tanto, è chiara, ci siamo attivati. Quindi è una procedura che inizia con questa amministrazione. Ringrazio tutta l'amministrazione, perché non è un lavoro mio, solo mio, ma è di tutta l'amministrazione. Quindi ringrazio tutti gli assessori, tutti i consiglieri comunali, perché ci siamo impegnati davvero tanto. La difficoltà è stata questa, cioè i tempi brevi. Avevamo questo desiderio di restituire il servizio alla città in pochissimi giorni, e in una settimana lo abbiamo fatto. Abbiamo attivato la procedura e chiusa la procedura con l'inaugurazione. Il nostro orgoglio è la fattibilità, la concretezza delle azioni e la velocità delle azioni stesse, che non sono solo un'idea, ma diventano praticamente realizzabili, e questa è una delle nostre creature. Io mi auguro che questa amministrazione continui a lavorare così come stiamo facendo, ma solo per il bene della città, e sempre per questo, perché al centro del nostro operato ci sono solo i gravinesi. Bravo! Per ottenere questo, le istituzioni, come il direttore dell'ARPAL, ha creduto, ha collaborato e ha concesso questo. Quindi un ringraziamento particolare va al direttore dell'ARPAL, quindi al senatore Cassano, il quale non è presente perché per impegni istituzionali. Ma la città di Gravina non dimentica quando ci vengono tolte le cose, ma non dimentica neanche quando deve ringraziare. E quindi nell'educazione che ci contraddistingue come persone, e non c'entra l'amministrazione adesso, io ringrazierò il senatore Massimo Cassano sabato presso l'aula consigliare, l'ho invitato, perché devo ringraziarlo pubblicamente in presenza delle istituzioni, quindi assessori, consiglieri e tutti quelli che vorranno venire. Perché come dobbiamo essere capaci, siamo capaci di chiedere, o come in questo caso di pretendere, dobbiamo avere il buon senso di ringraziare. E quindi questo lo faremo sabato nell'aula consigliare. Io vi ringrazio, spero che questo è l'inizio di un lungo percorso. L'attività amministrativa è sotto la luce, sotto gli occhi di tutti, ci stiamo impegnando davvero tanto, e quello che si è detto noi lo faremo, senza pubblicità, senza condannare nessuno, e come sempre andiamo avanti,
ma questo vi garantisco rappresenta ed è il frutto di un duro lavoro. Ma continueremo. Grazie a tutti.